Dunque, Radio Città Aperta dalla fine degli anni 90 trasmette la diretta del Consiglio regionale del Lazio. Abbiamo sempre continuato il nostro servizio, potete immaginare quante sono state le consigliature che si sono succedute in questi anni, quindi, perché il nostro è un servizio naturalmente che non ha posizioni politiche, noi trasmettiamo in diretta quello che esce dalla voce dei consiglieri, con la facilitazione di spiegare chi è il consigliere, a che gruppo politico appartiene, nei momenti di pausa le interviste dei consiglieri che lo richiedono, di spiegare qual è la legge, la proposta di legge, la mozione, qualunque cosa sia in discussione in quel momento, e quindi un servizio che crediamo assolutamente che i cittadini debbano pretendere che continui ad essere. È scaduta l'ultima convenzione il 31 dicembre del 2012, non 2013 ma 2012, si è instaurata la nuova consigliatura, come sapete, a marzo del 2013, da allora noi stiamo chiedendo che ci sia un rinnovo di questa convenzione, ma in realtà non ci vengono date risposte. Vogliamo capire, quello che noi chiediamo è capire se dobbiamo considerare il fatto che venga trasmesso in diretta radiofonica quello che viene detto all'interno del Consiglio Comunale, del Consiglio, scusate, regionale, è da considerarsi un costo per la Regione Lazio, oppure se è un diritto che deve essere dato a tutti i cittadini che possono ascoltare quello che succede. Se è soltanto un costo, quindi almeno che abbiano sicurezza di dire che vogliono cancellare il servizio, perché pagare i costi vivi per la verità, perché insomma anche quello che sono tutte le strutture radiofoniche eccetera eccetera è a nostro carico, il personale è a nostro carico, ce n'è uno in radio, anzi due in radio, chi fa regia è un tecnico, un giornalista che è in regione, spesso sapete che ci sono le notti, dobbiamo cambiare i turni, persino la linea telefonica tramite la quale la linea punto punto che viene trasmessa è a nostro nome, quindi la bolletta arriva a noi, ma se il punto è soltanto questo, sapere quello che accade dentro il Consiglio regionale, si deve considerare un diritto o si deve considerare un costo? Quindi sospettate che c'è un discorso di trasparenza, non c'è un discorso di... perché potrebbe essere rinnovato un appalto, una gara, mi hanno detto che c'è una gara d'appalto. Non ci hanno detto assolutamente nulla, noi non abbiamo nessun problema naturalmente a fare una gara d'appalto, per la verità non sospettiamo assolutamente nulla perché non ci viene detto nulla. Però cose che dici, forse insomma... che visto che si parla tanto dell'importanza della trasparenza, se si vuole anche che venga attuata... Insomma, c'è una trasmissione in diretta senza filtri e senza niente, cioè, quindi ognuno può giudicare, il cittadino può giudicare in base a quello sì, che dice il consigliere, qualcuno, a parte interviste insomma. Sì, qualcuno dice che esiste già una diretta video streaming sul sito, non qualcuno dice, c'è cioè effettivamente, del Consiglio regionale. La differenza fondamentale è che uno è tecnica, cioè se stai in macchina non ti metti a guardare il computer, per dire, se stai lavando i piatti neanche, o qualunque altra cosa se che stia facendo, neanche se lavori. A noi addirittura ci hanno telefonato da alcuni cantieri durante le dirette del consiglio perché non avevano capito chi era il gruppo che stava parlando in quel momento. Oltre questo c'è un'altra questione, che nella diretta streaming, come in tutte le dirette streaming, naturalmente viene trasmesso tutto quello che si sta dicendo, però tu non hai la più pallida idea di chi sia quel consigliere, a che gruppo appartenga, a meno che
tu non sia un addetto ai lavori e quindi li conosci tutti, altrimenti c'è un consigliere che anche esprime una posizione e poi chi è anche perché la radio non c'è immagine, non c'è, c'è in streaming, ci stanno le immagini, ce li sono, però... le immagini, però tu non sai chi è perché nessuno lo dice, ovviamente. Ma poi vedi in streaming davanti al computer che so, insomma. È una cosa da addetti ai lavori, probabilmente, non lo so, insomma, chi lavora in regione o chi lo segue, cioè, lo segue 10 di mattina anche... uno lavora o uno sta in macchina, insomma non è che si mette davanti al computer alle 10 no, di mattina, diciamo che non è proprio comunissimo come uso né facilissimo, mentre la radio, insomma, ce l'hanno tutti a casa, in macchina, la puoi sentire sull'autobus. Questo problema non ce l'avete mai avuto prima dei Zingari? Non è mai successo. Successo nella scorsa consigliatura, quella della presidente Polverini, che ci è stato tagliato del 50% la convenzione. Noi abbiamo deciso di continuare perché ci crediamo e abbiamo addirittura fatto un'offerta ancora ribassata che ci copre i costi. Era solo una questione dei costi. Oggi, insomma, ci saranno motivi per. Sto aspettando una trasparenza, un dibattito. No, lo dico anche perché in 16° municipio, in 8° municipio, cioè il presidente dell'8° municipio ha proibito di entrare con le telecamere, a tutti gli effetti, dentro i consigli. Dentro i consigli. Io non, sinceramente, ancora perché non ci hanno neanche mai risposto, quindi non possiamo valutare la risposta. Noi abbiamo chiesto più volte incontri che non abbiamo avuto, abbiamo chiesto, le offerte, non ci hanno risposto. A questo incontro pubblico abbiamo invitato tutti i consiglieri, sono presenti in 4, 3 per la verità, per motivi, insomma, chiari, non sono venuti, ma ci hanno mandato. Posizioni politiche, come stanno orientate il Movimento 5 Stelle? Quelli che sono venuti? Diciamo... quelli che sono presenti ora qui poi interverranno e lo diranno loro, quindi no, non lo dico io. E c'è il Movimento 5 Stelle, c'è De Paolis di SEL anche come vicepresidente della Commissione Trasparenza, c'è la consigliera Bonafoni della lista per il Lazio, il consigliere Baldi della lista Zingaretti non è potuto venire ma ci ha mandato un messaggio audio di appoggio perché è andato ai funerali di Bornia. E lo stesso altri consigliere, Fardelli dell'UDC, Santori, il gruppo misto, e credo, mi sembra di aver detto tutto, il presidente della commissione Cangelli.